Un buongiorno a tutti quanti, Dio ci benedica, una buona domenica, 5 maggio 2024. Dio è meraviglioso, ancora stamattina vuole donare la pace a chi? A tutti coloro che hanno accettato Gesù. Chi non ha ancora accettato Gesù, Dio manda una chance. Vi dice: venite a me attraverso suo figlio Gesù. Venite a me, voi tutti che siete affaticati, doloranti, incompresi, pieni di ansia, pieni di dolore, pieni di acciacchi. Oggi vi dice: fate pausa, fermatevi, rivedete la vostra vita, perché solo con una revisione, entrando in sintesi con il vostro cuore, con la vostra anima, con il vostro spirito, potrete acquisire quello che il mondo non vi può donare. E oggi il Signore vuole fare un miracolo a tutti coloro che si fermano oggi e chiedono una revisione nella sua condotta passata, magari dall'infanzia, chi ha avuto un problema, che è stato violentato o violentata o incompresa o altro, che a volte non oso neanche dirlo, il disprezzo umano. Oggi Dio sta dicendo, attraverso il suo figliolo e attraverso questo piccolo servo di Dio, Angelo Piccone, che non fa altro che pensare a voi, notte e giorno. Mentre dorme, sogna di potervi aiutare, sogna di poter stendere la sua mano in aiuto verso di voi, di quello che può. Il superfluo è del maligno. Oggi Gesù si sta servendo di me. Accettate il mio aiuto. Quando avete un bisogno, prima inginocchiatevi davanti a Dio attraverso Gesù. Rivedete la vostra vita. Se c'è stato un divorzio, una separazione con vostra moglie, con vostro marito, con i vostri familiari, vostro padre, vostra madre, vostro nonno, vostra nonna, vostra sorella, vostro fratello. Se c'è stata una separazione anche di un lavoro che sembrava un lavoro redditizio fino alla fine e tutta una volta c'è stata una rottura a motivo di questa inflazione, di questa disoccupazione, di questo mondo che si sta fermando e avete avuto dei problemi, problemi che non si possono risolvere così a tu per tu. Solo Dio può risolvere questi problemi, fermarli
fermandosi oggi, adesso, ovunque vi troviate, ovunque vi troviate, appartatevi nel primo nascondiglio, in un bagno, in un gabinetto, in uno stanzino, in una stanza personale o anche di un amico. Appartatevi e fermatevi, fate pausa, respirate profondamente e buttate l'aria dalla bocca più che potete, e mentre inspirate di nuovo, trattenete il respiro dove avete un problema, nel fegato, nel pancreas, nell'intestino, nel cuore, nei polmoni, nella schiena, nella cervicale, nel viso, nelle braccia, nelle gambe, nei piedi. Ovunque avete un problema, ossigenatelo con il vostro respiro. Sentite quell'aria fresca e contemporaneamente calda che il vostro corpo viene ossigenato, plasmato, ma non siete voi che state facendo questo. È Dio, attraverso Gesù, mentre voi vi siete calmati, mentre voi vi siete detti che non ce la fate più, mentre voi vi siete ripresi con un semplice dire basta, questa non è vita. Basta, voglio farla finita con tutte queste cose che mi hanno circondato in questa vita. Voglio fare retrofront, ritornare alla vita. Addio, papà, e chiedergli di adottarmi. Chiedergli che voglio diventare sua figlia, chiedergli che voglio diventare suo figlio per sempre, per l'eternità, chiedergli che questa è la mia vita futura, appartenere a lui. Oggi voglio dire basta alla vita crudele, alla vita di inflazione, alla vita che ci ha tenuto e ci sta tenendo come morti vaganti, morti che non hanno nessuna capacità di mettere in sesto il loro corpo, la loro mente, la loro anima e il loro spirito. E oggi vi benedico nel nome santo di Gesù. Padre, ti prego per tutta l'umanità che tutti possano essere benedetti da te questo giorno di domenica 5 maggio 2024. Nella gloria tua, Signore, in Cristo Gesù. Amen.